Ciao ragazzi! È senza dubbio uno dei miei racconti preferiti. È quello che, fin da quando ero bambino, mi ha affascinato di più. Lo conosciamo praticamente tutti, che lo si sia letto, che si sia vista la versione a cartoni animati di Disney o la più recente di Tim Burton, solo per citarne alcune. È difficile non conoscere Alice e le sue avventure. Ma oggi ti mostrerò un lato di questo racconto che probabilmente non conosci. Prima di cominciare, però, permettetemi di ricordarvi brevemente l'iniziativa legata all'uscita del mio primo libro. Uno dei capitoli sarà dedicato alle vostre storie. Quindi, se sei stato protagonista di una vicenda inspiegabile e vuoi che venga raccontata nel mio libro, dai un'occhiata all'info box di questo video e troverai tutte le informazioni per partecipare. E adesso possiamo iniziare. Ecco quindi Alice nel Paese delle Meraviglie e i Misteri della Mente. Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio e quel che Alice vi trovò non hanno solo ispirato numerosi film, riscritture, dipinti e addirittura videogiochi, ma sono state oggetto di studi ed analisi di tutti i tipi. Quello che fino a poco tempo fa non avevo mai saputo, però, è che hanno esercitato una certa influenza anche nel modo in cui è stato studiato e si continua a studiare il nostro cervello. Due settimane fa, infatti, mi sono imbattuto in un articolo di un giornalista, David Robson, dove viene illustrato questo aspetto singolare di Alice. Determinati punti e caratteristiche delle due opere hanno rappresentato un punto di partenza per delle ricerche scientifiche che hanno portato alla luce delle interessanti scoperte sulla nostra mente. Oggi ti mostro quelle che mi hanno colpito di più. La sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie. Una delle scene del racconto che rimane più impressa è sicuramente quella in cui Alice rimpicciolisce dopo aver bevuto una pozione magica e diventa enorme mangiando un dolcetto. Nel 1955, uno psichiatra di nome John Todd mise in relazione la scena del romanzo con l'esperienza riportata da alcuni suoi pazienti, che affermavano di avere la sensazione di allungarsi come un telescopio. Oltre a questo, soffrivano di terribili mal di testa e percepivano gli oggetti in modo sproporzionato. I soggetti erano in grado di distinguere le proprie allucinazioni dalla realtà, ma la loro visione risultava comunque distorta. Questo disturbo neurologico che colpisce la percezione visiva è conosciuto ancora oggi come sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie, un disturbo che può avere conseguenze anche sul modo in cui si percepisce il passare del tempo o lo spazio circostante. Tra l'altro, nei diari scritti da Lewis Carroll durante la sua vita, si legge che soffriva di terribili emicranie e che era vittima di sintomi molto simili a quelli descritti da Todd. Oltre a questo, in un diario in particolare, viene raccontata in dettaglio la sua visita da un eminente oftalmologo per curare le allucinazioni visive che sperimentava con regolarità. La famosa scena, contenuta nel racconto di Alice, che la vede ingrandirsi e rimpicciolire, è ispirata quindi a un'esperienza personale e non è unicamente frutto della sua immaginazione. Il Jabberwocky. Il secondo mistero della nostra mente connesso al racconto lo deduciamo dal secondo romanzo di Carroll, Attraverso lo Specchio e quel che Alice vi trovò. Nel primo capitolo Alice legge un poema dal titolo Jabberwocky. Il Jabberwocky è considerato a tutt'oggi il più illustre esempio di nonsense scritto in lingua inglese. Una volta terminata la lettura, la nostra protagonista esclama: «Sembra molto bello, ma è così difficile da capire». Una frase all'apparenza semplice, ma che racchiude un gran significato. Qui si fa riferimento al fatto che la poesia, da un punto di vista grammaticale, risulta gradevole e corretta. Sono le parole in sé a non avere significato. Ebbene, in alcuni studi neuroscientifici del linguaggio, le frasi del Jabberwocky
vengono recitate ai pazienti mentre sono sottoposti a scanner cerebrali, per dimostrare che il significato delle frasi e la grammatica vengono elaborati separatamente nel nostro cervello. Anche in questo caso, quindi, Carol ha suggerito un meccanismo misterioso della nostra mente. Due elementi che sono sempre stati considerati dipendenti l'uno dall'altro, nel nostro cervello, potrebbero essere percepiti come due cose ben distinte. La regina bianca e la memoria. Anche questo è un personaggio che troviamo per la prima volta nel romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. È forse quello con cui la protagonista mantiene più conversazioni, e ce n'è una in particolare che a prima vista potrebbe sembrare assurda, ma non lo è. Ad un certo punto del libro, la regina formula questa frase: «È una ben povera memoria quella che funziona solo all'indietro». A quel punto Alice chiede: «Quali sono le cose che ricordi meglio?» E la regina risponde: «Oh, le cose che succederanno la settimana prossima o quella successiva». Una memoria che funziona proiettata nel futuro? Ebbene, per quanto questo possa sembrare illogico, è già dall'anno 2000 che i neuroscienziati hanno iniziato a capire che la memoria non ha solo a che vedere con il passato, ma che aiuta anche ad agire in modo appropriato in futuro. Eleanor Maguire, neuroscienziata e professoressa alla University College di Londra, ha da sempre fatto riferimento alla frase della Regina Bianca per spiegare un meccanismo molto particolare della nostra mente. Quando rievochiamo un fatto o elaboriamo una previsione, nel nostro cervello si attivano le stesse identiche aree. Pazienti con danni all'ippocampo, incapaci quindi di ricordare eventi passati, presentano problemi anche per elaborare ipotesi di eventi futuri. Negli esperimenti realizzati, per esempio, si chiedeva a questi pazienti di immaginare l'appuntamento con un amico che sarebbe avvenuto la settimana dopo. Non erano in grado di farlo. Non erano capaci di visualizzarlo nella loro mente. In questo caso, è improbabile che Carol, nell'elaborare il pensiero della Regina Bianca, abbia tenuto da conto questo meccanismo mentale, ma ha fornito un indizio per uno studio reale sul cervello. Pensare a cose impossibili. E l'ultimo mistero della nostra mente, suggerito da Alice, è un po' un insegnamento che ci viene da entrambi i romanzi di Lewis Carroll e da una parte in particolare, dove la protagonista parla con la regina e la sentiamo dire: «È inutile provarci, non puoi credere a cose impossibili». «Oserei dire che non hai molta pratica», risponde la regina. «Quando avevo la tua età, lo facevo per mezz'ora al giorno. A volte ho creduto fino a 6 cose impossibili prima di colazione». I romanzi di Carroll sono pieni di situazioni surrealiste, personaggi di fantasia e fatti impossibili. Quindi, l'idea che Alice pronunci quella frase è un'evidente provocazione. Carol sapeva perfettamente che l'immaginazione ci arricchisce, ma forse non aveva idea fino a che punto. Alison Gopnik, una delle più autorevoli psicologhe ed esperte nelle aree dello sviluppo e del linguaggio, afferma che pensare cose impossibili aiuta il nostro cervello ad essere più flessibile, più creativo e ad imparare più rapidamente. Questo è il motivo per cui i bambini, molto spesso quando giocano, inventano mondi fantastici. Insomma, immaginare situazioni assurde e surrealiste influisce sul modo in cui percepiamo il mondo attorno a noi e assorbiamo le informazioni che ci vengono fornite. Tra l'altro, Alison lesse i romanzi di Lewis Carroll quando era ancora una bambina e furono proprio quelli a sviluppare il suo interesse verso lo studio dello sviluppo cognitivo. Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio non sono dei semplici romanzi, ma hanno anche contribuito a capire meglio come funziona la nostra mente ed ispirato studi che ci stanno portando a una conoscenza molto più approfondita della stessa. Certo,
Forse Lewis Carroll non pensò a suo tempo che le sue opere sarebbero risultate utili anche alla scienza un giorno. Ma tu cosa ne pensi? Ti viene in mente qualche altra situazione del racconto che potrebbe ricollegarsi ai misteri del nostro cervello che ti ho appena illustrato? Raccontamelo in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.